Bene a tutti ragazzi, sono Camp, sono qui oggi ragazzi su Nuovi Malati di Foot, Team of the Week Prediction numero 12. Ragazzi, siamo qui con i soliti 11 titolari che si meritano appunto la carta in forma in questo Team of the Week. Preciso che ci sarà Vardy Record Breaker, che è stato recentemente rilasciato dalla EA Sports. E ragazzi, non l'ho potuto inserire perché su FootWiz non mi fa inserire i giocatori speciali così, a meno che appunto non vengano upgradati di uno appunto per essere nel Team of the Week, perché tipo mi crea da solo la squadra, io metto i nomi e lui mi crea già la squadra degli informa. Però è un discorso lungo, quindi fate conto che ci sia anche Vardy Record Breaker 82. In porta ragazzi, ecco, ovviamente sbaglio tutto, in porta abbiamo Stéphane Ruffier ragazzi, portiere francese del Saint-Étienne, che ha ottime statistiche e secondo me dopo Mandanda e Sirigu è il terzo portiere più forte della Ligue 1. Quasi 1,90 m di altezza ragazzi, le statistiche parlano da sole, davvero davvero un ottimo giocatore che secondo me non costerà neanche più di tanto. Poi abbiamo ragazzi Dani Alves, terzino a destro del Barcellona ragazzi, lui è il terzino migliore nella Liga, terzino a destro migliore della Liga ragazzi. Costerà una marea di soldi, secondo me sui 400-500 mila crediti, 86 di velocità, 70 di tiro, 76 di passaggio, 83 di dribbling, 78 di difesa ragazzi, è più un esterno d'attacco perché di sicuro lui non è un giocatore adatto alla difesa, preferisce molto andare in attacco e lo farà anche nel gioco. Quindi ragazzi, se avete dei difensori che comunque amano andare in attacco, quindi con work rate alto, basso o alto normale, non mettetelo nella vostra squadra perché di sicuro non coprirà bene nella fase difensiva. Poi abbiamo Lorenzo Tonelli, difensore che ha segnato con l'Empoli nello scorso turno di campionato ragazzi, difensore mediocre della Serie A che costerà 10.000 crediti, cioè il minimo. Fa abbastanza schifo dalle statistiche, quindi lo sorpassiamo molto molto velocemente e ci andiamo a parlare dell'altro difensore molto mediocre della Ligue 1, del Cannes. Anche lui è abbastanza schifoso e anche lui costerà pochissimo ragazzi, questa difesa non è proprio il massimo se non per Dani Alves e Ruffier, il resto ragazzi è un po' tutto uno schifo, non ne capisco il motivo, però si vede che in questo turno di campionato difensori forti non hanno segnato, quindi ci accontentiamo di questi ragazzi. A centrocampo abbiamo Castro ragazzi. Castro che secondo me è un'ottima alternativa in una Bundesliga non troppo mainstream perché ha ottime caratteristiche soprattutto difensive, visto che è un centrocampista difensivo centrale, ha un'ottima difesa e un ottimo passaggio, per non parlare del 74 di velocità che comunque è molto buono, per un totale di 82 di overall ragazzi, che merita davvero secondo me di essere provato, non costerà neanche troppo, quindi magari una prova bisognerebbe farla su questo giocatore. Poi abbiamo Fabian Johnson del Borussia Mönchengladbach ragazzi, 87 di velocità, 73 di passaggio, 78 di dribbling, 70 di difesa, 71 di fisico ragazzi, secondo me è un ottimo ottimo giocatore soprattutto per la velocità, ottima fase difensiva, poco tiro, ma ragazzi le altre statistiche sono davvero molto buone, costerà pochissimo perché è solo 77 e quindi ragazzi a meno che non lo facciano 79, cosa molto probabile, non costerà davvero molto molto, costerà secondo me sotto i 20.000 crediti, quindi un ottimo giocatore da provare assolutamente perché merita dalle statistiche. Poi abbiamo a esterno destro non sinistro ragazzi Yannick Bolasie. Ragazzi, lui ha 5 stelle skill, e Bolasie lo conoscerete dall'anno scorso che è devastante, quella velocità, quel tiro non corrispondono alla carta perché merita davvero molto di più, e che dire, poi ha 5 stelle skill, quindi davvero ragazzi un giocatore davvero davvero molto forte. Poi passiamo agli attaccanti ragazzi, abbiamo Mbaye Niang ragazzi, che costerà l'ira di Dio, cioè un attaccante con queste statistiche francese che gioca in Serie A, argento soprattutto 74 in forma, costerà davvero davvero molto. Già Niang normale non costa pochissimo per essere un argento, questo in forma costerà sopra i 200.000 crediti ragazzi, quindi queste sono le domande che ci dobbiamo fare su Foot, perché costa Niang in forma, costa come Higuain in forma, non lo scopriremo mai, questi sono gli arcani motivi di FIFA ragazzi, ma dalle statistiche sembra davvero un ottimo giocatore e secondo me bisognerà assolutamente provarlo, certo ad avere i crediti perché è davvero davvero molto molto difficile da comprare. Poi abbiamo Cyril Terreau ragazzi, autore di una doppietta con l'Udinese, giocatore mediocre che secondo me fa abbastanza schifo ragazzi, a parte l'altezza, ma non è neanche molto buono di fisico, solo 76, quindi davvero non saprei se consigliarvi di comprarlo, costerà davvero poco sui 15.000 crediti, quindi vi consiglio
se avete proprio da buttare via 15.000 di comprarlo, se avete solo 15.000 crediti di sicuro non puntate su di lui, ma comprate magari un Carlos Bacca che costa molto meno ed è davvero molto molto più forte. Poi abbiamo Gonzalo Higuain, doppietta contro l'Inter, SIF per lui, 81 di velocità, 87 di tiro, 70 di passaggio, 82 di dribbling e 73 di fisico, ragazzi, l'attaccante più forte della Serie A. Meriterà davvero di essere comprato, ma ragazzi costa davvero tanto, perché quello non, il primo in forma costa 150-200, questo costerà 300-350 per me, quindi davvero un ottimo giocatore, però con una grande spesa, quindi non so se consigliarvi di comprarlo subito o di aspettare. Comunque ragazzi, andiamo a vedere l'ultimo giocatore, che è Aduriz. Penso che sia la seconda volta in forma, non vorrei dire una boiata, anzi no, mi correggo, la prima volta che, lo fanno in forma, non so parlare. Un ottimo attaccante, prima punta in un 4-3-3, perché già a metterlo di fianco a un altro attaccante, magari non troppo veloce, le cose si cominciano a complicare, ragazzi, perché non è molto veloce ma è molto forte di fisico, quindi ve lo consiglio in un attacco magari 4-3-3, lì da solo davanti a sostegno di due fasce molto molto veloci. Ragazzi, ha segnato una tripletta nello scorso turno di campionato con la sua squadra, e quindi l'Athletic Bilbao, e quindi si è meritato questa carta. Vi faccio vedere la squadra completa come dovrebbe essere, a mio parere non è mai sicuro che sia così, quindi ragazzi non uccidetemi se non è così. E detto questo ragazzi, un saluto da Camp, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un commento e di iscrivervi al mio canale sotto in descrizione, soprattutto a quello di Noi Malati di Foot su cui avete visto questo video. Detto questo ragazzi, un saluto da Camp, bella! Get that I'm real.